Questo programma è offerto da Tecnocampus. Martedì 23 aprile, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi a questa quotidiana rassegna stampa come ogni giorno offerta da Tecnocampus. Anche questa mattina i fatti in primo piano sono tanti e piuttosto cruenti, considerato che dello scorso fine settimana sono gli attacchi in Sri Lanka che ancora una volta delineano e denotano come la cristianità sia sempre più messa in discussione e soprattutto sotto assedio. Ma cominciamo subito a vedere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani nazionali e partiamo questa mattina dal quotidiano di Via Solferino, il Corriere della Sera, e vediamo che infatti in apertura di pagina c'è proprio la strage di Pasqua, l'allarme ignorato. Attacchi a chiese e hotel, ieri un'altra esplosione, bloccati social, veicoli di odio, più controlli in tutta Italia. Gli 007 avevano avvertito del piano, almeno 290 salite nelle ultime ore, a oltre 300 le vittime, tra loro i tre figli del patron di Asia. Vediamo infatti in un'immagine quanto accaduto in questa Pasqua di terrore in Sri Lanka. I morti per gli attentati salgono ancora, oltre 500 i feriti, ignorati gli allarmi, i jihadisti supportati da una rete esterna. Trump, peggiore strage dall'11 settembre, trovati e disinnescati altri ordigni, oltre 20 arresti, gli attentatori si sono infiltrati anche negli hotel. Insomma, una situazione sempre più brutta, sempre più tragica, con un bilancio notevolmente cruento e soprattutto tanti morti, tanti feriti, ma come appunto annunciano da questa prima pagina del Corriere della Sera, il messaggio passa proprio su Facebook, il messaggio del terrore, le comunicazioni che comunque riguardano chi complotta per ovviamente distruggere la vita di tante altre persone, troppo spesso lo fa proprio servendosi di Facebook. Ancora vediamo infatti che è stata una vera e propria Pasqua di sangue in Sri Lanka, e quello che viene definito dal titolo di questo articolo, coraggio e viltà. Infatti il mondo attonito ha seguito in diretta gli attentati, non è stato un fatto remoto, non solo perché ci sono una quarantina di vittime non singalesi, ma appartenenti a varie nazionalità, ma anche perché i migranti di questo paese sono sparsi in tutto il mondo e vivono con noi. Li abbiamo sentiti parlare dei loro parenti e amici in qualche modo coinvolti negli attentati. In questa Pasqua di sangue si sono accorciate le distanze del mondo globale e nonostante le frontiere e le barriere ci si è sentiti tutti più vicini. Ed ancora vediamo gli identikit dei killer. Il massacro di Pasqua nello Sri Lanka ha una doppia lettura. Per la polizia ha agito un gruppo locale, il National Tawil Jamaat, sostenuto da una rete internazionale, un'azione forse ispirata dall'ISIS, come suggerisce l'intelligence americana. Aspetti ancora tutti da definire. È possibile che una gang di estremisti islamici, nota per distruggere statue buddiste, sia passata senza una tappa intermedia ad uno tra gli attentati più gravi di questa epoca, si pone appunto l'interrogativo il quotidiano oggi. E vediamo ancora le altre notizie in primo piano, ci spostiamo in Italia, fondi a Roma, Salvini avverte, aiutiamo tutti o nessuno, un caso la foto del leader del Carroccio con il mitra in mano. Scontro su Salva Roma, aiuti a tutti o nessuno, il vice premier Matteo Salvini così parla, che polemizza a distanza anche con la ministra Elisabetta Trenta sulla questione della leva obbligatoria. È sempre una foto di Salvini con il mitra, scatena dure reazioni, sotto accusa allo spin doctor del leader leghista. Oggi al Consiglio dei Ministri arriva il decreto crescita. Intanto
tanto la decisione di Trump, che arriva come una doccia fredda su tanti alleati: stop al petrolio dall'Iran, stop infatti all'esenzione per chi acquista petrolio dall'Iran. Gli Stati Uniti annunciano la fine della deroga per l'importazione di petrolio da Teheran, di cui godevano dal novembre scorso 8 paesi, tra cui l'Italia. L'ENI: non siamo presenti in Iran, quotazioni del greggio in forte rialzo. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano da questa pagina. Vediamo una riflessione che viene fatta proprio dal Corriere della Sera: l'amicizia è vita che scorre dentro di te. L'amicizia infatti è un bellissimo sentimento, è lo scambio più ricco, la vita che scorre dentro di te. A meno sussulti dell'amore, sa nutrirsi anche della ragione e dona insegnamenti preziosi. L'amicizia che oggi sembra essere qualcosa di utopistico, qualcosa di irreale, qualcosa di cui noi non sappiamo fare tesoro e sicuramente non sappiamo conservarne soprattutto la lealtà, l'importanza, e non sappiamo farne quello che un tempo veniva definito un vero e proprio tesoro. Insomma, troppo spesso l'amicizia ci viene offerta, ci viene donata, ma noi non sappiamo contraccambiare, più che altro non contraccambiare, ma quanto piuttosto essere amici. Questo dovrebbe essere il primo passo. E intanto l'idea del nuovo fascismo, quella lezione del 25 aprile 94, ci stiamo approssimando infatti a una data importante: il 25 aprile del 1994, le cerimonie per l'anniversario della liberazione furono molto diverse da quelle celebrate appena un anno prima, nel 1993. L'anno prima un rituale stanco e sfibrato, con uno slancio emozionale molto debole. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Eccoci qua, vediamo una notizia per la salute: le scale fanno bene, salite a piedi, le battaglie di Zaia in Veneto, cartelli sugli ascensori, allenate sempre gambe e cuore. Usate le scale, fa bene alla salute, la nuova battaglia di Luca Zaia è contro gli ascensori. Mi immagino un cartello sulle porte degli ascensori, dice il governatore del Veneto, sui quali va scritto non che nuoce alla salute, ma semmai che sarebbe meglio prendere le scale. Zaia confessa: in regione avrò preso l'ascensore non più di 3 volte. Ed infine, nella parte bassa della pagina, per quanto riguarda lo sport, il tennista Fabio Fognini, re di Montecarlo: ho vinto, ma dice lui non cambio. Ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, continuiamo sempre a tenere alta l'attenzione sulle notizie in primo piano, ma intanto vediamo che cosa racconta nella giornata di oggi il Fatto Quotidiano. Il comico Zelensky, lo vediamo proprio nella parte alta della pagina, stravince, diventa presidente l'Ucraina con lo slogan servitore del popolo, ma è anche molto amico dell'oligarca Kolomoisky. E ancora vediamo in apertura di pagina: questione morale, pure il sindaco di Pinzolo, Salvini, colleziona impresentabili, anche a Pasquetta sta con l'indagato. Non bastando Siri, Arata, Rixi, Garavaglia, Centinaio, Bossi e compagni, il vice premier difende il primo cittadino imputato per una gara truccata da 100.000 euro e l'uso privato dell'auto blu. E intanto vediamo quella che viene definita la strana coppia, Siri e Lanzalone, ieri Craxiani e ora Giallo Verdi. E infine la tesi di laurea di Trota Solinas, segreto di Stato. E nella parte centrale della pagina, Roma, il taglia debito non c'entra nulla con gli altri comuni in rosso, la Lega boicotta per salvare Siri, ma sulle città in dissesto non ha fatto proposte. Infatti oggi in CDM arriva per il via libera definitivo il decreto crescita, con la norma sulla capitale. Il leader rende verde minaccia di non votarlo, il Movimento 5 Stelle dice non ha capito niente. Da San Marino invece il sistema banca è fallito, malati il 54% dei crediti. E ancora vediamo gli ubriaco, ma che solo una lite in aereo con un maleducato è quello che viene definito da Ingroia una vera e propria fake news. E intanto testimoni di giustizia in rivolta, Rita Atria non va dimenticata per quanto riguarda l'antimafia. E nella parte bassa della pagina, eccoci qua, abusivo dal 2005, il custode Vietcong di Palazzo Vidoni dice non me ne vado. E intanto l'arte dei like e della ceretta che piace a tutti. L'età del wow, il filosofo spiega il successo delle opere senza spine. Infatti la levigatezza è il segno distintivo del nostro tempo e ciò che accomuna le sculture di Jeff Koons, l'iPhones e la depilazione brasiliana, perché oggi troviamo bello ciò che è levigato. Al di là dell'effetto estetico, esso rispecchia un imperativo sociale e incarna cioè l'attuale società della positività,
la levigatezza non ferisce e neppure offre alcuna resistenza, chiede solo un like. E insomma, davvero sembra tutto così superficiale, tutto così banale, tutto accomunato da questa apparenza sempre più fittizia e sempre più levigata. E ancora vediamo il Libero che cosa racconta oggi: i terroristi uccidono 290 persone. Ricordo che il numero è aumentato, vietato criticare l'Islam, impegnato a fare stragi, mentre in Italia si puniscono i giornalisti che osano attaccare i musulmani. Questi in Sri Lanka sterminano i cristiani, congratulazioni ai buonisti della nostra sinistra scriteriata. Ancora una volta viene utilizzata e strumentalizzata una situazione semplicemente per andare contro la politica. Insomma, invece di verificare veramente, cercare di fare squadra comune per affrontare queste situazioni sempre più cruente, la situazione peggiora ancora a livello ideologico. E intanto vediamo chi lecca i piedi ai fedeli di Allah, così titola appunto questo quotidiano. Ed ancora ci spostiamo in Italia, dove vediamo che cosa accade nella politica quando la Raggi odiava la sporcizia da cui ora è sepolta e la sindaca è indagata al centro dello scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle, mentre Veltroni primo responsabile del debito di Roma. Nella parte bassa della pagina, non sparate sull'ex PM Ingroia da ubriaco perso, c'è molto più simpatico. Ricordiamo che nella pagina precedente abbiamo visto che era una fake news, secondo il quotidiano, e quando il cuore si ferma il cervello pensa ancora. Insomma, ancora una teoria su quello che accade quando ovviamente i nostri organi tendono a fermarsi, e soprattutto quando il cuore si ferma il cervello ancora non è immobile. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, motivo solo di liti, e parliamo del 25 aprile, ormai è diventato quella che viene definita, secondo questo pezzo, una sagra di paese. Probabilmente sarà così, probabilmente no, ma la situazione rappresenta sempre più una discussione dietro l'altra. Ed ancora vediamo il Tempo in questa giornata: tasse, sorpresa amara dai comuni, più di 300 sindaci hanno già aumentato l'IRPEF locale, qualcuno ha anche triplicato. Devono ancora decidere in 5.000, fra cui Roma, ma nel resto del Lazio è già stangata. E intanto vediamo Furia Lotito, processo alla Lazio in crisi. E intanto continuiamo a vedere il governo che nega alla capitale il diritto al futuro. Tajani, il Salva Roma, dice è vitale. Tensione ancora su Siria e Campidoglio, ancora scontro Lega Movimento 5 Stelle, oggi resa dei conti in Consiglio dei Ministri. E intanto nella parte bassa della pagina, un vero e proprio allarme sanitario per il numero di giovani obesi tra i 13 e i 24 anni, sotto accusa alimentazione e stile di vita, zero sport, troppi dolci, ragazzi romani ingrassano. Questo è l'allarme che viene proprio rilanciato da Il Tempo. Sembra proprio che questo sia lo stile di vita che rende tutti i giovani sempre più appesantiti in una vita che forse troppo spesso è posta e collocata in maniera seduta sopra appunto una sedia, un qualsiasi struttura che ci permetta di non muoverci, ma ci renda così sempre più connessi a una rete che alla fine non ci fa muovere. E ancora vediamo, continuano ancora le fasi di maltempo senza tregua, allertano bifracci sul Lazio, anche oggi pioggia e vento. Ed infine tifoso si tuffa nel Tevere per una promessa a Totti, la parola data dice va mantenuta. E ancora continuiamo con la rassegna stampa, però prima di andare avanti facciamo una piccola pausa, ma ritorniamo subito dopo, quindi non andate via, giusto qualche attimo di pubblicità e poi ci ritrovate esattamente qui.
All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Bentornati in studio, continuiamo adesso a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali e continuiamo a vedere che cosa ci raccontano oggi. Continuiamo adesso con la Repubblica e vediamo che nella parte centrale della pagina si parla proprio del ritorno del terrore. Sri Lanka, 290 morti, bombe nelle chiese durante la messa di Pasqua e negli hotel, opera di un gruppo islamico, ferito da una scheggia anche un giornalista di Repubblica. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina un comico al potere e Kiev guarda a est. E intanto per quanto riguarda lo sport, Fognini il trionfo dopo il buio battendo pure il dolore. Nella colonna di destra invece ritorniamo in Italia, vediamo ancora le beghe in Parlamento, governo paralizzato dalle liti, oggi Consiglio dei Ministri, veti incrociati sul caso Siria e i finanziamenti per Roma, mentre il 25 aprile no di Salvini rilancia la resistenza. E intanto vediamo dove ci può portare quella foto con il mitra e andiamo a vedere proprio quest'articolo direttamente da Repubblica, lo andiamo a vedere proprio online e infatti parliamo di Luca Morisi, spin doctor di Salvini e consulente del governo nel giorno di Pasqua, ha pubblicato su Facebook la foto del ministro dell'interno che imbraccia un mitra. Ha espressamente scritto che loro, i seguaci del capitano, sono armati. Ha in sostanza scritto che da qui al 26 maggio ogni arma letteralmente sarà lecita per fronteggiare gli attacchi e il fango che la Lega e Salvini dovessero subire. Gli attacchi sono le inchieste della magistratura e il fango sono le legittime critiche dell'opposizione democratica, ma anche il fuoco amico, non solo quello pentastellato ma anche e soprattutto quello leghista. Salvini infatti sa bene che i primi a sperare che l'onda su di lui si richiuda sono proprio i suoi colonnelli pronti all'occorrenza, archiviato Salvini, a offrire buonsenso e sovranismo moderato, ma che oggi tacciono di quel silenzio interessato che trae comunque dalla comunicazione salviniana vantaggio elettorale. Insomma, quella di Morisi è stata un'evidente istigazione a delinquere, reato che i giuristi definiscono di pericolo concreto. Se l'alter ego social del ministro dell'interno, con il quale al vertice della Polizia di Stato ed esercita quindi il monopolio della forza, minaccia magistratura e oppositori di ritorsione armati, quindi di morte, il pericolo è concreto per definizione. E infatti vediamo proprio questa immagine del ministro Salvini, del vice premier Salvini, lo vediamo proprio con in mano un mitra, quasi a voler appunto fare la guerra. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano proprio sui quotidiani nazionali, andiamo a vedere che cosa racconta in questa giornata il Messaggero e si parla proprio di crescita, decreto dimezzato, sfida finale sul Salva Roma, la Lega si astiene sul debito della capitale ma il testo passerà con il sì dei 5 Stelle, risorse per l'economia da 1 miliardo a 400 milioni, Atlantia verso Alitalia. E intanto vediamo le elezioni ucraine, un comico al potere nell'era dei follower, è veramente strapotere per quest'uomo che è stato votato proprio con una grande maggioranza. Intanto nella parte centrale Sri Lanka, strage ISIS nelle chiese, 8 esplosioni nel giorno di Pasqua, ignorato l'allarme degli 007, quello che è stato definito un attentato annunciato ed è l'orrore che nel contempo terrorizza appunto e spaventa l'Europa. E ancora vediamo, ritorniamo in Italia, caso stadio Raggi e quell'incontro per superare lo stop, il GIP, interrogate i consiglieri presenti, uno dei testi, la sindaca disse votate subito. Ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, questa volta passiamo su Il Mattino e andiamo a vedere proprio le notizie in primo piano a partire dalle brevi, come sempre in parte alta della pagina la storia, gratta e vinci, trova un biglietto da 100.000 euro nella spazzatura, insomma quelle storie che ci piacciono tanto, vorremmo essere proprio noi
a raccogliere quel biglietto così fortunato, ma troppo spesso per vergogna, per timore, per paura non lo facciamo, e quando leggiamo la storia di qualcun altro diciamo: ah, se fosse capitato a me. E voi che cosa avreste fatto con un simile biglietto? Cosa avreste fatto con una vittoria di così tanti soldi? Avete già qualche sogno nel cassetto? Insomma, se vi va, raccontatecelo sulla pagina di Teleprima. E ancora la musica, Toto, 40 anni di band, ecco il tour per celebrare una vita sempre insieme. E intanto si parla anche di scrittura, visto che oggi è la giornata mondiale del libro, 23 aprile, Murge, la sfida degli eroi normali che sanno vincere facendo gruppo. Questa sembra essere appunto la regola vincente proprio per riuscire a sfondare in qualsiasi campo, in qualsiasi settore, quello che noi troppo spesso tendiamo ad evitare o a fare in modo che non sussista è proprio la forza del gruppo, la forza della squadra, che è determinante per vincere qualsiasi sfida, ma anche semplicemente per costruirsi una vita che sia sempre più bella e comunque completa. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano dal Mattino, si parla anche qui di crescita, mancano i fondi, il decreto parte dimezzato, le risorse scendono da 1 miliardo a 400 milioni, ridotto il taglio dell'IRES, restano le tasse sui capannoni. Lega e 5 Stelle, la sfida finale sul Salva Roma, infatti molti dei contenuti sono rimasti ma con una revisione al ribasso delle risorse a disposizione. Il decreto crescita diventa più leggero e subisce sforbiciate, alleggerito per esempio il taglio dell'IRES per le imprese, è stata rimossa una mossa che farà risparmiare 500 milioni al tesoro, e sullo sfondo resta lo scontro Lega Movimento 5 Stelle sulle norme Salva Roma dopo i veleni nel caso Siri. Il Carroccio è pronto a dar battaglia in Parlamento. Ed ancora l'allarme Bloomberg, caso Italia, sta arrivando, questione di tempo, infatti sta arrivando proprio la crisi, sappiamo tutti che la prossima crisi dell'Italia sta arrivando, è solo questione di tempo, e questo è l'allarme dell'agenzia Bloomberg. Il mercato obbligazionario, scrive l'agenzia, sta iniziando a rendersi conto del vero e proprio rischio. E intanto vediamo che il cittadino spaesato nel lagone della giustizia è quello che viene raccontato da Giuseppe Tesauro, che dice appunto che periodicamente i media ci ripropongono e ci propongono qualche vicenda giudiziaria, specie penale, che suscita sconcerto o almeno sorpresa. Spesso la protagonista è una donna e dunque alimenta alla misura maggiore la reazione del comune cittadino. Pensa a una sentenza che ne riforma un'altra, riducendo magari a metà la pena per il colpevole di un delitto che sembrava meritevole per il giudice della fase precedente, di una pena molto vicina all'ergastolo, semplicemente perché l'uomo che aveva da poche settimane una relazione con la vittima sarebbe stato in preda ad una tempesta emotiva. Penso alla sensazione resa da un collegio interamente femminile che non ha considerato stupro un rapporto con una donna non bella e mascolina, non importa se non consenziente. Ma penso anche che non esistono al secondo o al terzo grado di giudizio per qualche clamoroso errore o anche al riesame, che già in primo grado sconfessa il lavoro investigativo durato anche più di qualche settimana o mese o perfino anni, o quei bravi detenuti commette un ulteriore delitto. Insomma, la giustizia oggi sembra essere sempre più controversa, sempre più dibattuta e sempre più sulla cresta dell'onda quando vengono messi in luce proprio casi di questo genere, ossia vengono rivisti fatti precedenti in una luce del tutto diversa, quasi come se il lavoro precedente fosse andato in fumo o comunque se la realtà fosse totalmente differente. Ma continuiamo a vedere la prima pagina del Mattino e vediamo anche qui le 8 esplosioni, la pista jihadista in Sri Lanka, la strage dell'ISIS in chiese e hotel, 300 morti, a Pasqua una vera e propria strage di cristiani, e sono sospetti su un gruppo islamista locale, forse un coordinamento ISIS, l'arcivescovo Malcolm Ranigi, no alle vendette, l'intelligence teme una possibile ripresa terroristica in Europa. E infatti vediamo proprio qui, anche secondo questo titolo, l'attentato annunciato che spaventa l'Europa. E ritorniamo ancora una volta
In Italia, Soresa, il record dei dipendenti premiati a Pasqua, bufera sulla Società Regionale per la Sanità, boom di promozioni per 33 impiegati su 90. E infatti questo è il numero che fa balzare alla pagina questa notizia di cronaca: 90 dipendenti e 33 promozioni, succede alla Soresa, Società Regionale per la Sanità e Centrale Acquisti per l'ASL Campania. Qui il presidente Corrado Cucurullo ha deciso di premiare quasi tutti, praticamente un dipendente su tre. Sono state valorizzate le risorse interne, spiega. E ancora l'ambiente: discarica a Campania lungo le spiagge, 7 rifiuti ogni metro, un mare di plastica, spiagge campane trasformate in discariche. Su quasi 80.000 metri quadrati di spiaggia libere monitorate ci sono 7 rifiuti per metro. E ancora vediamo nella colonna di destra quelle che sono le notizie in primo piano per quanto riguarda il calcio. Napoli, che disastro, spreca e poi crolla. Eccoci qua, dovevano arrivare i 3 punti per assicurare i Champions. Il Napoli invece perde in casa contro l'Atalanta dopo essere passato in vantaggio. Mertens aveva illuso gli azzurri, poi però gli uomini di Ancelotti hanno fallito il raddoppio più volte e alla fine l'Atalanta li ha puniti con Zapata e Passale. E ancora vediamo il punto, la lezione di una stagione tormentata, e adesso non si vede l'ora che questo tormento finisca. Napoli sconfitto dall'Atalanta, 3 punti buttati e la qualificazione Champions non blindata, anche se manca soltanto la certificazione aritmetica, un risultato meritato dagli uomini di Ancelotti in questa stagione. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina la risposta di Ancelotti: noi troppo fragili, Insigne in campo la prossima gara. E infatti è un Ancelotti amareggiato. Nel dopogara il tecnico non cerca alibi, dopo il pari dice: siamo crollati, non abbiamo reagito, e su Insigne spiega: non ha giocato perché veniva da 3 gare in una settimana, ovviamente giocherà la prossima gara. Ancora continuiamo a vedere le prime pagine quotidiane nazionali, questa volta andiamo a vedere il Manifesto, e nella parte alta della pagina il governo balla sulla capitale. Oggi CDM scontro sul Salva Roma, e intanto Pasquetta in campagna, un vice premier di Mitra e di Leva. Intanto nella parte centrale della pagina colombo di guerra proprio in relazione allo Sri Lanka che conta le vittime dopo le 8 esplosioni di Pasqua in chiese e hotel. Ma l'allerta non è finita, ieri nella capitale è scoppiata un'altra bomba, il governo di Colombo, da tempo preda di un feroce scontro politico, punta adesso l'indice su un gruppo islamista locale. Intanto nella parte bassa della pagina Ucraina, voto anti-Proshenko, stravince Zelensky, che ha stravinto infatti le elezioni ucraine in quello che è apparso prima di tutto come un referendum sul presidente uscente, e Poroshenko bocciato senza alcuna attenuante dalla popolazione ucraina. Ed ancora a Napoli il reddito negato, protesta sui tetti, infatti ci aggrappiamo ai tubi di ferro altrimenti il vento ci butta giù. Questo è quello che raccontano gli uomini che da venerdì notte sono appunto sui tetti per protestare contro il reddito che non è arrivato. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, vediamo Italia Oggi, scusatemi, in apertura casse, obiettivo formazione, enti di previdenza sempre più impegnati a finanziare la crescita degli iscritti, budget di 1.650 milioni di euro dai consulenti del lavoro, 1 milione da avvocati e periti. Ed ancora vediamo sempre in questa pagina in evidenza innovazione salute, fascicolo sanitario elettronico attivato in 19 regioni su 20, ma in modo diversificato in Calabria il FSE non è operativo. E per la giustizia, violenza o minaccia in casa, reagire sempre giustificato, la legge sulla legittima difesa dà maggiore spazio d'azione all'aggredito. Intanto per il fisco forfettario il rischio caos fiscale, il nuovo regime dopo il restyling e le interpretazioni dell'agenzia si presta a utilizzi impropri ma anche ad iniquità. Ed ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, questa volta però ci spostiamo sulle testate sportive con il Corriere dello Sport, Zapatazzo, e infatti gol e assist dell'ex napoletano, l'Atalanta vince a San Paolo per 1-2 e aggancia Gattuso, il Maracanazzo degli azzurri e di Ancelotti. Insigne una panchina che vale un vero e proprio addio, sembra una delle più belle partite del Napoli, e invece l'Atalanta l'ha mortificato un'altra volta, poco popolo al San Paolo mentre Insigne continua a
stare in panchina, panchina vera, un evento mediatico e ideologico. E intanto Champions resta per due posti, che volatona, Inter quasi al sicuro, Lazio quasi fuori, Bergamo e Roma-Milan. E intanto nella parte centrale della pagina, li vuole Ronaldo, la Juve prepara un mercato da CR7, scopriamo il piano per accontentare il portoghese e anche Allegri oltre a Ramsey, un top player per ruolo, subito assalto a Chiesa. E infatti li vediamo qua, Rafael Varane, Costas, Manolas, Tanguy Ndombele, Isco, Federico Chiesa e ancora Felix. E intanto nella parte bassa della pagina il triplo coda, colpo Lecce, infatti parliamo del Benevento di Laga a Verona, Liberani sbanca Perugia e sale a più 3 sul Palermo per un pari in casa. E ancora vediamo lo storico Fognini, ora è 12 del mondo. E intanto vediamo ancora Tutto Sport, Atalanta favolosa, fantastica rimonta a Napoli con Zapata e Pasalic, 1-2, ha agganciato il Milan al quarto posto, mentre nella parte centrale della pagina, non lo scudetto dei Champions in rilancio, la Juve che verrà, Chiesa e Pogba, gli obiettivi primari del club per aumentare ulteriormente la competitività della rosa. Intriga anche il talento di Joao Felix, non soltanto De Ligt, per rinforzare la difesa nel mirino Ruben Dias, Manolas, Savic e Amles. E intanto vediamo Daniele Azzolini, adesso il nuovo Fabio deve essere all'altezza. E nella parte bassa della pagina, basket, la Fiat è salva, oggi la vendita alla crisi, eccola qua, societaria del Torino. E anche per questa prima parte della rassegna stampa è tutto, vi lascio ancora qualche attimo di pubblicità, ma non andate via, ritorniamo subito dopo con i fatti che riguardano la regione Campania e in particolare la nostra provincia, ossia la provincia casertana. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Bentornati in studio, vi ricordo che è sempre martedì 23 aprile, anche questa mattina siamo insieme per la quotidiana rassegna stampa, questa volta siamo arrivati alla parte dedicata alla regione Campania e in particolare alla provincia di Caserta, ma partiamo subito dai fatti che riguardano Napoli e vediamo qualcosa che comunque rappresenta una bellezza tutta campana. Giorita, ecco infatti il mio murale dedicato al piccolo migrante con la pagella. E infatti stiamo parlando di Palma Campania, dove c'è stata l'ultima opera dello street artist dedicato proprio al bambino annegato nel Mediterraneo. Giorit dà la dignità di un volto e di un nome al bambino migrante annegato nel Mediterraneo con la pagella cucita in tasca. Lo sguardo carico di speranze, 14enne partito dal Mali alla ricerca di una vita migliore, rivive così in un maxi murale realizzato dallo street artist su un palazzo di 4 piani a Palma Campania. L'opera emoziona chiunque la guardi.
chiamato dal sindaco Aniello Donnarumma, Giorgia ha avuto la possibilità di scegliere il tema da trattare, ha pensato al piccolo con la pagella, ne ha disegnato i lineamenti e il profilo con lo spray senza ispirarsi ad alcun eroe quotidiano preso in prestito dalla realtà, come accade nel caso del San Gennaro di Forcella. Giorgia ha battezzato Kukaku il bambino che ha squarciato l'indifferenza dell'Occidente con l'orgoglio dei voti presi a scuola. Insomma, non solo mestizia per quanto riguarda la morte di questo bambino affogato appunto nel Mediterraneo, ma anche un riconoscimento che è quello del coraggio di chi comunque ogni giorno combatte e soprattutto cerca una nuova vita in una vita già esistente. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, continuiamo a parlare di cultura e parliamo infatti sempre di Napoli e delle file nei musei, boom per Canova e Caravaggio. Vediamo infatti in questa immagine proprio l'afflusso delle persone, lunghe file al museo di Capodimonte per la mostra Caravaggio Napoli, infatti se consideriamo solo nel lunedì in Albis circa 2.396 ingressi, molti visitatori hanno scelto il biglietto integrato, con un solo euro di differenza infatti è possibile visitare anche il museo con preziose collezioni. A pochi giorni dall'inaugurazione l'esposizione ha superato così 10.000 ingressi e si prepara ad affrontare le prossime festività che sono ovviamente 25 aprile, 1° maggio. Positivo anche il confronto con lo scorso anno, nonostante la Pasqua 2018 coincidesse con la prima domenica d'ingresso gratuito, tutto il weekend di Pasqua 2019 fa registrare un incremento del 30%, soddisfatto il direttore Sylvain Bellinger. Siamo giunti a queste festività con un'offerta culturale variegata, ben 3 mostre, Caravaggio, Fabbre, Depositi, e un museo sempre più accessibile con tutte le sezioni aperte, dalla ritrovata collezione dei Ciccio dell'Armenia Farnesiana e Borbonica fino all'arte contemporaneo, museo che ha ritrovato insomma la sua visibilità nazionale e internazionale e il suo rapporto con la città. Ed ancora continuiamo a vedere i fatti che riguardano Napoli e la sua città, ed eccoci qua infatti che la notizia più eclatante che riguarda proprio la città di Napoli è quella del suo calcio. Il Napoli è sparito, altro KO e Insigne resta in panchina. Altra sconfitta casalinga dopo l'Arsenal, passa l'Atalanta per 1-2. Il Napoli infatti perde ancora e non riesce a scrollarsi di dosso la crisi. Gli azzurri mettono alle corde per un'ora buona l'Atalanta, poi spariscono dal campo e subiscono la rimonta nel giro di 10 minuti griffata dall'ex Zapata che firma il pareggio e serve a Pasalic l'assist del 2-1. La squadra di Ancelotti deve recriminare per le occasioni sprecate sull'1-0 di Mertens e per il solito blackout ormai una costante di questa stagione. Farà discutere la panchina di Insigne che non è entrato neanche nel secondo tempo. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, questa volta vediamo le notizie che arrivano da Il Mattino. Ed eccoci qua, sorpresa, record di premi a Pasqua, promossi 33 dipendenti su 90, ne abbiamo già dato notizia nella parte che riguarda i cartacei, ma vediamo nei particolari quali sono i termini. 90 dipendenti e 33 promozioni, sorpresa società regionale per la sanità, un consiglio d'amministrazione in proroga, un presidente Corrado Cucurullo pro tempore e un direttore generale Gianluca Postiglione, che il 16 aprile scorso ha reso noto un ordine di servizio, il numero 4, con il quale si procedeva al pacchetto di avanzamenti di carriera, passaggi di livello e quadri con effetto immediato. 19 i quadri che sono stati fatti, oltre 30 le promozioni complessivamente fatte, in pratica un dipendente su 3 promosso, con grande stupore dei sindacati che si sono chiesti quali siano state le procedure adottate per varare questo pacchetto. L'assetto organizzativo, si legge nell'ordine servizio, è stato approvato dal Consiglio d'amministrazione a seduta del 13 marzo, lo stesso Consiglio ha dato mandato a Gianluca Postiglione di perfezionare con ordine di servizi sia il nuovo regolamento per le selezioni interne del personale che l'organigramma e la riorganizzazione degli uffici delle direzioni, dandone diffusione a tutto il personale dipendente ed adempiendo agli obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione amministrazione ovviamente trasparente. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo a Forcella per una notizia di cronaca. Luigi Giuliano 007 indaga sul delitto del figlio Giovanni, ha indossato infatti l'abito del detective, forte della conoscenza approfondita
approfondita di certe logiche criminali, ma anche di tanti retroscena legati alla storia malavitosa della sua Forcella. Lui, parliamo di Luigi Giuliano, l'ex re della camorra napoletana, non ci sta ad assistere all'archiviazione delle indagini sull'omicidio del figlio Giovanni e ha indicato un possibile solco investigativo a partire da una premessa. Maurizio Ferraiuolo, che è il pentito principale di questa storia, mente, si contraddice e nasconde volutamente alcuni particolari per allontanare ogni sospetto da sé, da quello che fu il suo ruolo, e lo fa secondo un disegno preciso. Queste appunto le parole di Luigi Giuliano. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Da Torre Annunziata ancora cronaca, bomba della camorra contro un mini market. E infatti una bomba della camorra poco dopo le 21:30 è esplosa all'esterno della Saracinesca, nel negozio di alimentari, eccomi qua, sul corso Vittorio Emanuele a Torre Annunziata. La titolare legata da parentele con alcuni spacciatori della zona, ma non è escluso che possa trattarsi di un avvertimento per chi in realtà non ha pagato il pizzo di Pasqua. Su caso hanno avviato le indagini i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata, guidati dal dirigente Claudio De Salvo, che al momento non escludono nessuna pista, nemmeno quella che porta ad un dispetto dopo qualche discussione. E ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano, ci spostiamo ancora una volta su un fatto di cronaca, questa volta cambiamo proprio luogo, ci spostiamo a Salerno. Fiamme nella salumeria, locale distrutto, giallo nell'agro, infatti fiamme in una salumeria all'altezza dell'incrocio tra via Dante Alighieri e via Palmentello, ai confini tra Scafati ed Ancri. L'incendio è divampato poco dopo le 21 di ieri, per cause ancora da accertare. Il negozio che era chiuso è stato completamente distrutto dal fuoco, sembra che il rogo si sia sviluppato proprio dall'interno. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, scusate, ci spostiamo su Caserta News e andiamo a vedere le bellezze tutte nostrane che ci hanno regalato in questo fine settimana qualcosa di veramente piacevole, ossia tanta gente ma soprattutto tanta ricchezza, e la vediamo nella reggia di Caserta, dove in 12.000 sono arrivati per Pasqua e Pasquetta. Un grande afflusso di turisti proprio per il ponte, soliti problemi però con gli abusivi nei dintorni del monumento. Insomma, una situazione articolata, sempre complessa, ma che comunque ha portato tante persone ovviamente a Caserta. Infatti neanche il maltempo, con la pioggia che si è abbattuta copiosa nel pomeriggio, ha fermato migliaia di turisti che si sono messi in fila per visitare la reggia. Una processione infinita che ha portato a staccare ben 7.874 ticket nella giornata di ieri, ai quali vanno aggiunti i 4.204 di Pasqua. Oltre 12.000 quindi le presenze per il Palazzo Reale Vanvitelliano, che si conferma così una fonte di attrazione con pochi uguali. E ancora vediamo le altre notizie. Da un momento bello ci spostiamo ancora una volta sulla cronaca. Camorra, 65.000 euro al mese dalle scommesse. Zagaria pagava stipendi ai boss detenuti, 15.000 euro a Sandokan e Bidognetti, 10 a Valterino, ecco le spese fisse del clan. E infatti la mente imprenditoriale di Michele Zagaria ha permesso al clan di Casalesi di riuscire ad avere sempre importanti entrate fisse, senza dover per forza ricorrere alle minacce dalle prove di forza. Quanto emerge dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia molto vicini all'ultimo capo clan finito in manette, che hanno raccontato come il vero business della camorra casertana sia diventato, col passare degli anni, proprio quello delle scommesse online. E su questo fronte davvero sembra essere tutto in divenire, perché sembra proprio essere realizzato nelle scommesse online quanto di più possibile sembra essere realizzato appunto da queste veramente scommesse. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Vediamo che per quanto riguarda il fronte sportivo, Caserta si è presentata in questo weekend passato come vittoriosa su tutti i fronti. E in particolare andiamo a vedere le ragazze del volley, e la vediamo nella foto con il loro presidente turco. Eccole qua, vediamo le ragazze da Golden Tulipo Alto 2.0 Caserta, che asfalta Soverato e vola così alle semifinali playoff. Infatti schiantato il volley Soverato, a Palmi in trasferta la Golden Tulipo Alto 2.0 Caserta gioca la partita perfetta, sfida mai in discussione con le rosanero del patron Nicola Turco, che praticamente dominano dal primo all'ultimo punto. Capitancella e compagne non vanno mai
mai sotto e nonostante giochino fuori casa lasciano al massimo 16 punti nel terzo set all'avversario, chiudendo così alla grande i quarti di finale dei playoff per la promozione. Ora ci saranno le semifinali con la Golden Tulio, che dovrà vedersela con la Delta Informatica Trentino. Si parte domenica prossima 28 aprile alle 17 in trasferta. Gara 2 invece ci sarà mercoledì 1 maggio sempre alle 17 al Palavignola di Caserta. Questa volta però si giocherà su tre gare e non ci sarà eventuale Golden Set. Trento parte con un piccolo vantaggio, ma questa volta Volalto 2.0 Caserta sembra proprio non volersi fermare. Insomma, in bocca al lupo per questa squadra tutta casertana, tutta tinta di rosa, e soprattutto in bocca al lupo alle squadre casertane che comunque ancora una volta trionfano. E per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, martedì 23 aprile, è tutto. Vi ringrazio per aver scelto come sempre Teleprima ed essere stati con noi. Vi do appuntamento a domani per continuare a parlare di informazione e intanto vi lascio a tutti i programmi della giornata e come sempre vi ricordo che anche questa rassegna stampa è offerta da Tecnocampus. Grazie per essere stati con noi e a domani. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.